non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della pala ovale a 360 gradi. Ben trovato Stefano, per noi è stato un weekend molto ricco, io direi. Abbiamo cominciato con un momento clou della partita di sabato al Sergio Lanfranchi, ovvero quel momento della meta di Simone Gessi, la seconda meta, quella che ci metteva un risultato molto interessante, era 38 il Connacht, 34 le Sèvres, quindi di viverlo lì con il gruppo, i tifosi che veramente tifano tutta la partita, complimenti anche a questo gruppo. Ci siamo un po' illusi, io direi, no? Tu come l'hai vissuto in campo? Sì, in quel momento lì ci credevamo tutti, perché il recupero da 13-38 a 34 a 38 ti ha fatto assaporare la grande rimonta, la grande impresa. Noi vogliamo questa vittoria! In quel momento lì credo che io, come tutti quanti i numerosi spettatori del Lanfranchi, ci abbiamo creduto per un attimo, perché in quel momento lì, sull'onda dell'entusiasmo, si è andati a giocare un paio di penal touch in area rossa. Purtroppo è mancato quel pizzico di diciamo errori nei lanci, ci sono stati errori. Sì, due errori nei lanci ci hanno riportato indietro. Poi, ovviamente, una meta di intercetto ha tagliato le gambe e il risultato ha ripreso quello del primo tempo con un margine fin troppo ampio per quanto siamo stati illusi. Ecco. Ultimi 10 minuti le tre mete hanno dato la differenza, hanno portato da 38 a 57 i punti del Connacht. Ecco. Peccato. Quindi, momento del nostro reportage, andiamo a vedere. Per chi non ha visto la partita, sembra una goleada. Come la possiamo... No, semplicemente abbiamo fatto dei cambi e questo può darsi che hanno rotto un po' gli equilibri che i giocatori erano riusciti a creare in campo. Eravamo arrivati a
quel momento in un momento favorevole, cioè giocando un periodo sì, favorevole anche a livello di disciplina, a livello un po' di piano di gioco, di esecuzione, di anche di determinazione da parte dei 15 giocatori. Lì forse si è rotto qualcosa, siamo ricaduti un po' nella difficoltà e poi chiaramente oggi Connaught dall'inizio alla fine col drive ci ha ucciso. Ha fatto il suo. Però anche se c'è un discorso che anche passa del collettivo anche l'individuale, no? Sì. Perché se andiamo a analizzare chiaro, quelle situazioni lì... È chiaro che l'individuo lavora per il collettivo. E soprattutto, ripeto, a noi quando manca il 15 giocatori, quando manca il collettivo, sia come mentalità, come gioco, come contributo, ci sfilacciamo ed è più facile che andiamo in difficoltà, come è successo. Te, capitano, prima devo farti i complimenti perché non ho mollato neanche un secondo, con l'esempio hai trascinato i tuoi compagni, però in un certo momento... Hai avuto qualche difficoltà, cioè, troppa difficoltà nel primo tempo, e concedendo dal primo tempo e la prima azione del secondo sì. Sei mete troppo facili. E poi stati molto bravi a reagire, da 38 a 13 mi sembra sì. Fossimo, siamo andati a 38-34, sì, tutta la pressione era su di loro. E lì ci è mancato fare quel passo in più in cui loro probabilmente hanno reagito. Giustamente, ma come anche normale che sia, e a noi insomma avevo mancata quell'agonismo, quella cattiveria per fare quella precisione, anche perché non è, a questo livello non basta lucidità, esatto, lucidità nel fare qualcosa in più che ci permettesse di superarli nel vantaggio e mettere ancora più pressione su di loro, insomma, sì. Perché anche per loro se li avessimo superati nel risultato mentalmente non sarebbe stato facile, perché sul 38 a 13 avrebbero dato la partita per vinta sì. E dover reinvertire questa cosa per loro non sarebbe stato neanche un po' facile. Però parlavamo della tribuna, si sente rispetto ad altri anni, io vedo sì. Che sì, la gente ci crede, c'è più appartenenza, vedo sì, no, insomma, anche in campo noi lo sentiamo e questo c'è anche una grossa mano. Quindi insomma, giusto di appena terminata la partita della Lanfranchi, scendeva in campo il Benetton. Una partita che sembrerebbe da risultato persa ampiamente, ma da quanto si è visto in campo, il Benetton l'ha un po' gettata alle ortiche perché ci sono stati dei falli stupidi che hanno portato a inferiorità numeriche importanti, e questo, soprattutto nel finale, ha facilitato il Cardiff a far su l'intero bottino. Infatti adesso le immagini stanno scorrendo come al solito, grazie sempre al canale YouTube della URC, mostriamo queste immagini. Non abbiamo l'immagine della espulsione di Albornoz, però c'è stato ovviamente questo gesto incredibile, direi, perché a questo livello qua dobbiamo mantenere un po', diciamo, la testa fredda e non andare in quel tipo di provocazione, e ai noi mettendole la mano in faccia al suo avversario ha provocato questa espulsione. Andremo a vedere quanto tempo verrà sanzionato il buon mediano apertura del Treviso. La Benetton, soprattutto nel primo tempo, anche se vede il risultato e anche con le immagini, c'era. Dopo qualche sbavatura, qualche errore in più, infatti il buon allenatore Bortolami si è lamentato un po' della consistenza della sua squadra, anche a livello pack, a livello pacchetto di forwards di avanti, si aspettava qualcosa di più, quindi sicuramente una pagina da cambiare, perché penso che in questo momento di sosta la squadra deve riprendere quel piglio che aveva fino a poco tempo fa. Perché è un Benetton che in trasferta non riesce a esprimersi alla pari delle partite in casa, non riescono a avere quel, non so, l'apporto del pubblico probabilmente vuol dire tanto, ma
i giocatori sono dei professionisti, non dovrebbero sentire così la differenza tra le partite in casa e in trasferta. Ricordiamo che ci sarà anche la partita per Challenge Cup più avanti, però certo. Si giocherà la giocheranno a Treviso, appunto a favore. La Challenge Cup significa comunque ottavi di finale del Challenge Cup, che è un traguardo importante da non sprecare, io direi. A livello internazionale, diciamo, visto che non c'era il Six Nation in attesa di questo prossimo fine settimana, abbiamo visto un gesto un po' triste per noi, perché siamo tifosi del buon Sergio Parise, che oltre a essere espulso per un placcaggio che adesso vediamo, un placcaggio che è pericoloso, perché ha ribaltato il suo avversario, dopo non lo ha accompagnato bene la caduta a terra, quindi e lui, che veniva da una settimana molto triste nella sua vita, perché ci aveva lasciato Sergio Parise padre, campione di rugby italiano con l'Aquila, perché sappiamo che l'origine è abruzzese della famiglia di Sergio, e quindi lui, si vedono le immagini che ha esploso in pianto, perché veramente è stato un tremendo weekend per lui, che lui è andato giustamente al funerale del padre, dopo tornato ha voluto giocare questa partita così importante contro lo Stato Lucen, che si giocava a Marsiglia, che tra parentesi con un giocatore in meno sono riuscito a portare a casa la squadra di Toulon, la squadra di Mignoni, quindi per quell'aspetto lì chapeau al Toulon che ha vinto contro i migliori della classe, io direi, che è il Toulouse che continua primo nel top 14, quindi è uno dei favoriti per questo campionato, la finale del campionato francese. Quindi questo qua è una specie di tributo al buon Sergio, e cerchiamo adesso di vivere quello che è stato un weekend, parlando del rugby di base, dico, no? Un weekend interessante. Perché? Perché io ero andato a Villa Carcina, perché c'era un big match, Centurioni versus Alghero. E l'orario, l'abbiamo detto già in Special Rugby, era alle 13.30 per agevolare in qualche modo il ritorno della squadra isolana a casa loro, perché sappiamo, per loro sempre sono delle trasferte pesanti, si alzano prestissimo i giocatori per prendere l'aereo la mattina presto per arrivare a Linate con il pullman vengono qua a Brescia, in questo caso a Villa Carcina, e niente, comunque una partita molto tosta, che adesso ti propongo il mio reportage. Marchetto che va a lanciare questa touche, devono avere il possesso per marcare la meta e trasformarla per portarsi a casa questa vittoria, quelli d'Alghero. Buona la palla presa dal numero 5, il solito Veraga, c'era la palla Marchetto, guardate Marchetto. Sì. Stanno guadagnando metri. Stop, si gioca a largo. E tenuto! Pescatore, il pescador! Il pescador che è appena entrato in campo. Marcelan ha fatto il pescaggio giusto al momento fondamentale di questa partita. Quindi buono è l'andare a scavare lì e recuperare il pallone e provocare il tenuto. Bronzini, Mancino, buona la touche trovata, buona. Devono mantenere il possesso, siamo già in extra time, secondo me circa 5 giocatori. Vediamo, questa è fondamentale, questo lancio in touche e quella. Ottima presa di Lorenzo. Ce l'ha. Il possesso. Montilla non la perde. Va per quotere. Se gioca ancora.
Sutton che va a percuotere, possesso ancora, se gioca ancora Pilani che è andato a percuotere, possesso ancora, devono mantenere ancora Marcelan che presenta la palla, se gioca ancora Pilani, c'è l'infrazione, stanno giocando gratis, si sta portando a casa la vittoria, il padrone di casa gioca all'interno, pericolo va ancora, sta finendo in bellezza, ancora se gioca a largo, pericolo ce l'ha ancora, lì siamo lì, meta! No, comunque è la ultima giocata dell'incontro, io direi. Meta, hanno accettato la mia intuizione, però ci ha visto, comunque ce l'abbiamo, no? Michele, questa volta non ho coperto con la mia schiena. Questa volta ho riuscito anche a mostrare la meta, ci sta la meta. Quando finisce la partita fate il replay e lo guardate al rallentatore, ragazzi. Dovete imparare anche a fare i montaggi. La palla andava indietro comunque, quindi non erano estremi di... Chi ha segnato? Pilani, chi ha segnato la meta? Pilani? Rory? È l'australiano. E chi ha pescato prima la palla? La Marcelan. Eccolo qua, grazie per l'informazione. Vedi, questo è interattivo, fare le partite così ti dà la possibilità di avere feedback con i giocatori. Non è mai esistito nel mondo questo, bravo. Silent please. Fuori, però finisce la partita. Full time, arbitro. Vedi, abbiamo radio microfono, ha sentito full time, era full time. Ragazzi, ha vinto, soffrendo però ha vinto il Promotica 36-25 contro un Alghero che non è venuto a fare delle vacanze qui in zona bresciana. Il uomo del match, Ospitalieri che tornava, è uscito soppiccante, pieno di crampi, però è stato scelto uomo del match. A me non l'hanno chiesto, però comunque va bene lo stesso, dai. Lo accettiamo, Michele? Sì, dai, accettiamo. Devo fare complimenti all'arbitro, che secondo me ha fatto un buon arbitraggio, è stato consistente, nel senso che mostriamo i saluti di rito, Michi. Dopo andremo ad andare a fare l'intervista, tu ti libero, io andrò a fare le interviste perché la mia domenica non finisce qua. Dopo andremo anche a qualche altro campo del nostro amato rugby di base. Il rugby non è solo il Sei Nazioni, ragazzi, il rugby è anche la Serie A, la Serie B, la Serie C, rugby maschile, femminile. Esiste la Serie B, la Serie C? Sì, vedi, noi la facciamo vivere. Tutte le serie. Niente, io direi, sì, se vuoi sì, facciamo il saluto finale. Così ringraziamo a quelli che ci hanno seguito. Michele, ti ringrazio a te in particolare. E niente, appuntamento dopo le 22 di martedì, perché avremo anche il reportage dedicato a questa partita che ha visto vittorioso il Promotica Centurioni 36, mostro là con la mia telecamera il cartellone, 36-25. E come dico sempre, buon rugby a tutti. Hasta la vista, amigos. Lancia Pilani, buona la presa con il sudafricano, avanza, pericolo, meta, ho visto la meta io. Non l'ha visto l'arbitro. Meta. Eccolo qua, se io dico meta, è meta, ragazzi, dai. Adentro. Due punti della trasformazione significa 7 Promotica Alghero 0. Cominciato bene.
tre colpi. Sofferta, dai, aspetta. Lunga, sofferta. I lanci. Quando giocavi davanti era meglio. Ma ci hanno studiato perché. Sì, lo so, però. Sì, però se tu giochi, con il vento che c'è e la giochi lunga rischi di non più. Non sono scelte mie. Sì, io no, lo so, dove... però io te la dico, dice, io mi permetto di dire di tutto, lo sai benissimo, ci mancherai. Dai, alla fine squadra ostica, pesanti. Rognosi, però 40 punti alla fine, 36 a 25. Sì, però, però è stato sofferto, sì, dai. Sempre, a noi ci piace vincere partite soffrendo, con Parabiago, a Cus Milano, tutto così, soffrendo, va bene, dai. Siamo contenti, ci siamo ripresi da... Sì, facile, sì, sì. Ci siamo ripresi da una sconfitta settimana scorsa. No, però fa bene per il gruppo, dai. Fa bene, fa molto bene per il gruppo. A chi le dedichiamo questa vittoria? A mia famiglia e... al mio capitano della mischia, Marco Bonanni, allenatore. Eccolo qua, Marco. Ciao, Marco. Tutto bene? Tutto bene. Ok, vamos. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Adentro. Adentro altri tre punti. 10 Promotica. Alghero 3. Penatush. Sicuramente cercheranno il... il numero 5, seconda linea, Zveraga, per consolidare una mol. Vediamo. E voilà, è lui che c'ha la palla, è lui che comincia a organizzare questa mol. Avanza, 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 pericolo, avanza, pericolo, siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì, meta! Meta, meta, meta. Hanno sofferto questo running mall. Il giocatore a difendere era il numero 5 e non lo hanno difeso. Anzi, hanno in qualche modo favorito quel rolling mall vincente da parte del pacchetto dell'Alghero. Quindi, silent please. Adentro, adentro altri... due punti, significa che l'Alghero in questo momento pareggia l'incontro. Promotica 10, Alghero 10. Centurioni, se non soffre no, non ha senso, no festeggiamo. No. Si sapeva che Alghero è una squadra dura, tosta. Dura, tosta, solida. Hanno portato i giocatori nuovi, una squadra allenata bene. Ma noi continuiamo a sbagliare tanto nel gioco di squadra, diciamo. A volte volevamo giocare molto individuale pensando che era facile penetrare, ma non è stata così. Deve uscire subito la palla. Si gioca. Buono l'inserimento questa volta, pericolo, buono l'inserimento di... pericolo di meta, va via, va via, va via, il sudafricano, non lo fermano più, non lo fermano più, meta, 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 tremenda incursione, prima da Bronzini, dopo c'era il sostegno puntuale della seconda linea sudafricana che è andato a riscuotere, è andato in terra promessa e ha fatto questa meta nel momento importante di questo primo tempo. Adentro, adentro. Promotica 17, Alghero 10. Ancora un altro cambio nello score di questa partita. Vediamo adesso la reazione della squadra d'Alghero. Questa rimessa buona, la palla presa di Sanata, la presa lui. Avanza, avanza, pericolo di meta, avanza, avanza il mole. Meta, 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 meta. Te volevo lì vicino perché c'era l'odore, il profumo di meta. Adesso vogliamo la conferma di chi è stato l'autore della meta, Marchiori, chi è il rientrante, il flanker. Ospi, complimenti, sei rientrato, uomo del match, partita sofferta, no? Sì, molto sofferta, molto combattuta, poi prima partita che parto da titolare. Infatti, per quello dicevo, e dopo uomo del match... tutta una pressione addosso e grazie... tanta pressione, la società crede in te, dai. Il sostegno della squadra mi hanno aiutato e questa pressione non l'ho sentita. Benissimo, a chi la dedichiamo questa vittoria? Al Centurione. Centurione, va bene, e alla famiglia, dai. E a uno in particolare. È il nonno, infatti, che salutiamo al tuo nonno. Ciao, bello. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
po' storta, era la palla comunque la dà per buona. E l'arbitro, buona la percussione del capitano che ha fatto un po' di buono il placaggio dei ospitalieri, cerca di andare via il mediano di Mischia che cerca di dare ritmo, il giocatore del pericolo, sono 3 contro 2. Pericolo di meta, andata via. L'avevo detto, errore nel placaggio comunque del giocatore dell'ala dei Centurioni, che ha agevolato in qualche modo il numero 4 dell'Alghero, anche lui un buon seconda linea. Francisco del Valle, anche lui oriundo. Buona la spinta del pacchetto, ha chiamato i pali forse, vediamo, o il penal touch, pali, dicevamo quella Mischia, c'è stata l'infrazione perché ha girato in maniera anomala. Silent please. Adentro, l'avevo chiamato. No, avevo salutato il numero 5 che si è girato a guardarci come ogni volta che viene, ci conosciamo da una vita con il veteranissimo e sempre valido numero 5, Verada. Allora, come al solito, ci diamo appuntamento qui in questo campo. Avete fatto soffrire questo Centurioni, eh? Ma abbiamo preparato la partita sulle fasi statiche, loro sono stati bravi il primo tempo, il secondo tempo siamo usciti fuori noi. Ma non abbiamo concretizzato quando abbiamo dovuto, abbiamo preso delle mete però, che dovevamo prendere. Mancando pochi minuti eravate lì e se potevo anche fare, perché se gestivate diversamente gli ultimi minuti. Buona la palla presa del numero 5 che fa avanzare. Meta. E Alghero ancora c'è. Meta con il pacchetto, penso che la palla l'aveva forse il numero 5, adesso chiediamo conferma con lui. Marchetto, il numero 2, bravo, gracias. Si trasforma Michele, diventa il risultato alla portata ancora, eh? Gli mancano ancora, adentro. Partita che adesso un finale thriller. Ultimi 5 minuti di fuoco. Sì, tremendi minuti finali di questa partita. Risultato parziale, Pramotica 31, Alghero 25. Potevate vincere. Si sa che lì quello che importa è il dettaglio. Il dettaglio sì. C'è mancato. E se ci manca il dettaglio non si vanno a vincere queste partite, soprattutto sul filo punto su punto. Quanti ne hai adesso te? 36. Quindi fino a 42 puoi giocare tranquillamente. Vediamo. Benissimo. A chi dedichiamo questo momento? Comunque perché avete fatto una partita secondo me concreta e solida. Io personalmente dico mia madre che ha compiuto gli anni. Eccolo qua la mamma. Esattamente. La mamma che mi ricordo che è un po' di anni che ci conosciamo anche. Esattamente. Benissimo. Buona continuazione e buon ritorno. Mille, anche ciao voi. Bello. Adesso pedalare e lavorare. Sì, sono stati tanti cambi che magari quello sì, all'inizio ha mancato un po' di sincronizzazione nel gioco, ma a lavorare arriva settimo fuori casa. Acá è difficile là fuori casa. Eh? Tanto difficile, tutti siamo. Tutti buon lavoro, ci troviamo in settimana. Grazie, dai, ciao. Discorso rugby di base che approfondiremo nel nostro puntato di venerdì di Special Rugby. Possiamo comunque anticipare che io ero a Leno per la partita tra Bassa Bresciana e il Rugby Rovato, partita che ha visto prevalere i Franciacortini abbastanza nettamente, 12-36 il risultato, una partita comunque piacevole, forse è stata condizionata nel primo tempo dal vento, un forte vento a favore del Rovato che sulle ali del vento si è portato in vantaggio e ha costruito lì la propria vittoria. A seguire tu da Villa Carcina ti sei spostato al Menta sempre per seguire la Serie C,
Sì, infatti, sì. Sono andato al mio mitico campo dove tutto è partito tanti anni fa, parliamo di 36 anni fa, quando sono arrivato in Italia a giocare per il Brescia che all'epoca giocava in Serie A, che era il massimo livello del rugby italiano, e quindi per me è sempre una bella sensazione tornare a quel stadio dove gioca ogni tanto la squadra del Borgo Fiumi, Gial. Perché? Perché fanno un po' di turnover, qualche volta giocano lì, qualche volta giocano lì allo stadio loro, al Borgo Boncarale. Quindi è stato un finale interessante, io direi, che ha visto la squadra ospite vincere meritatamente, perché comunque hanno avuto supremazia in mischia ordinata e sono stati, diciamo, più lucidi al momento clou della partita. Fiumi Borgo ha avuto la possibilità di avere il punto di bonus, quindi anche questo qua avremo la possibilità di fare un bel reportage che manderemo in onda venerdì, come al solito, il nostro format special rugby. Un'altra partita dove è stato un po' un finale rocambolesco è stato quella del Brescia. Parliamo del campionato Serie B, Brescia ospitava la squadra di San Marco Venezia, e al minuto 30 qualcosa l'arbitro ha detto basta, perché era infortunato, quindi non poteva continuare. Orazio comunque ci ha fatto il suo solito reportage, quindi l'avremo anche venerdì per mostrare un po' come è stata quella bella domenica al Aldo Invernizzi. Un'altra trasferta per quanto riguarda la Serie B, trasferta vittoriosa, io direi, quella del Franciacorta, che è andato a vincere a Milano, giusto? Milano, sì, è andato a vincere abbastanza bene a Milano dai commenti che si sono letti. Una trasferta buona. Botticino invece riposava. Per completare il discorso della Serie C promozione, Calvisano era in trasferta a Bassano e gli è stato imposto il pareggio, forse a sorpresa guardando la classifica, ma un pareggio che mette in allarme il Rovato, che sarà il prossimo ospite sempre del Bassano, Rovato capoclassifica, che dovrà farsi trovare pronto per riuscire a superare indenne questa trasferta insidiosa. Sì, penso che comincia adesso a delinearsi quello che sarà questa fine di season, fine di stagione, perché non possiamo nascondere che il Rovato vuole la promozione, giustamente, vuole tornare a quello che era il suo status prima delle situazioni che sono successe nel club del Condor, quindi non nasconde quell'ambizione di tornare in Serie B. Significa comunque per Rovato andare a vincere fuori casa, perché una squadra ostica, il Bassano, che ci ha messo in difficoltà, diciamo, la squadra di Davide Almaso, ovvero la cadetta del Calvisano. Sarà interessante quella trasferta del Rovato, che si svolgerà in questo weekend prossimo, giusto, domenica? Giusto, domenica alle 15, è stata posticipata, mi sembra, alle 15 la partita, e vedremo come... La prossima giornata sicuramente potrà dire qualcosa in più per quanto riguarda una classifica che si sta in buona parte delineando. Invece, per quanto riguarda il rugby femminile, dobbiamo fare complimenti alle Calvignare. Bravissime. Vincendo in casa contro la Romagna si sono qualificate per le semifinali, quindi complimenti alla squadra di Cudicio. Un ragazzo che da un po' di tempo ha preso in mano questa squadra e sinceramente si vedono i progressi, stanno lavorando bene, c'è tanto entusiasmo, tanta volontà, tanta voglia, quindi complimenti alle Calvignare. Invece hanno avuto una domenica, diciamo, non positiva la squadra di Quinlium, o sbaglio? No, non sbagli, è stata una partita un po' anomala in questo caso, ricchissima di mete perché è finita 55 a 46, una cosa del genere, però è stata giocata in sostanza senza mischie e
solo le 12 giocatrici per parte a causa di una mancanza di giocatrici da parte della seconda squadra del CUS Milano. Quindi una partita che sarà poi rivalutata dal giudice sportivo, però credo che con un risultato del genere, vincendo o perdendo, le ragazze si sono sicuramente divertite. Chiederemo ad Aisha se ha avuto anche lei questa sensazione essendo in campo, però quando una partita finisce così tantissimo a tanto, vuol dire che ci si diverte in campo. Per quanto riguarda l'eccellenza femminile, le Furie Rosse hanno perso in casa il match clou che le opponeva al Villorba che vincendo così si conferma al secondo posto dietro al Valsugana che ha strapazzato il Treviso alla Ghirada per 75-0. Quindi le forze sono delineate: primo posto Valsugana, secondo Villorba e terzo Colorno. Quarto posto che si giocheranno le altre squadre, avremo CUS Milano, Capitolina e Custorino che si giocano il quarto posto utile per accedere alle semifinali. Benissimo, io penso che possiamo salutare e dare appuntamento al nostro solito format di venerdì, anche perché si tratta della vigilia del Sei Nazioni. Venerdì ci sarà la partita di Coppa Italia, quindi andremo a Calvisano, al San Michele, perché il Calvisano ospita il Colorno in ottica giustamente di arrivare in qualche modo alle finali del Coppa Italia, quindi una partita non perdere. Sì. Che si giocherà in contemporanea con la partita dell'Under 20, l'Under 20 che a Treviso ospita alle ore 20 l'Irlanda, mentre poi il sabato clou noi saremo a Roma, saremo all'Olimpico per Italia-Irlanda, vivere dal campo e dalla tribuna questa bella partita, perché a prescindere che logicamente vede iper favorito l'Irlanda, sarà uno del mondo. È un bel vedere l'Irlanda, che è la squadra numero uno nel mondo oggi come oggi. Quindi... Però chissà mai. Sì, vabbè, il rugby ci insegna che può accadere qualcosa di miracoloso, io direi a questo punto. Benissimo, Stefano, ci diamo appuntamento noi per venerdì e niente, più che mai, caro amico. Vive il rugby, Caccio, più che mai. Vamos.